L'archivio storico diocesano di Acireale raccoglie documenti di notevole pregio storico-culturale a partire dal 1872 fino agli anni 50. Troviamo preziosi antichissimi scritti su pergamene rimaste intatte, antiche foto in bianco e nero che documentano eventi della diocesi. Sulle mensole degli scaffali la cronologia dei faldoni sull'attività delle singole parrocchie e poco distante, in una sezione apposita, una rara collezione del bollettino diocesano del clero. Vivere la diocesi vuol dire anche conoscere il passato e questo luogo, afferma Monsignor Giovanni Mammino, direttore dell'archivio storico diocesano, è per antonomasia l'istituzione archivistica affinché studiosi e cultori possano conoscere meglio la vita della diocesi. Narra la vita della diocesi con tutti gli eventi lieti e tristi della diocesi. Diocesi stessa, la nomina dei vescovi, abbiamo le pergamene con le bolle della nomina dei vescovi, la corrispondenza, le lettere pastorali, le varie attività della nostra diocesi, la fervente attività del laicato cattolico, ma abbiamo anche la documentazione degli eventi tristi, le tipiche calamità naturali che colpiscono il nostro territorio, ad esempio i terremoti. In particolare è ben documentato il terremoto dell'8 maggio 1914, il terremoto che distrusse Linera e Cosentini. E poi abbiamo le altre calamità, le colate laviche. Proprio a breve ricorderemo il primo centenario della colata lavica di Lingua Glossa o la colata lavica di Mascali del 1928 e tutte le altre colate laviche che hanno messo in serio pericolo i nostri centri abitati. E sono tante piccole testimonianze che rivelano che cosa la grande gara di solidarietà, la compattezza della diocesi nel venire incontro alle necessità delle singole comunità. All'interno dell'archivio storico c'è poi il Fondo Antico, che raccoglie pregevoli documenti provenienti dall'archivio storico diocesano di Catania, inerenti a Cireale e al territorio delle Aci. Documentazione della vita consacrata e di eventi meno lieti che hanno scandito la vita della nostra diocesi. Un prezioso scrigno, ricorda Monsignor Mammino, che si estende lungo il filo della memoria. L'archivio è composto da diversi fondi archivistici. Il fondo antico, che è l'insieme dei documenti prodotti dalla Curia Diocesana di Catania, documenti relativi al territorio delle Aci, e poi il vero e proprio fondo diocesano, che raccoglie i documenti di questi 150 anni di vita della nostra diocesi di Acireale. Abbiamo anche altri fondi di archivi privati, di sacerdoti o di laici legati alla storia della nostra diocesi, il fondo Azione Cattolica, il fondo Opere Pie, di alcune appunto opere pie della nostra diocesi e veramente una raccolta di una documentazione variegata ma sempre relativa alla realtà ecclesiale della nostra diocesi e del suo territorio.